Pensiamo allo sport calcio, parliamo di Serie C, segnatamente del Pescara che continua la preparazione in vista della gara esterna di Olbia in programma domenica alle ore 14. Buone notizie da Davide Merola che questo pomeriggio al Mastrangelo di Montesilvano si è allenato con i compagni di squadra. L'ex Foggia ha smaltito dunque l'affaticamento all'adduttore e risponderà presente. Ancora out Masala, Cascione confermerà il 4-3-3 oltre all'esterno sardo. Il tecnico biancazzurro dovrà rinunciare anche allo squalificato Milani e all'infortunato Pellacani sulla fascia mancina. Sembra scontato l'utilizzo di Moruzzi, ultima partita da titolare lo scorso 18 febbraio a Pesaro. A centrocampo Aloy tornerà dal primo minuto a fargli spazio, probabilmente da Gasso, nel triangolo completato da Squizzato e Tugnov. In attacco scalpita Vergani, certi della maglia Merola e Accornero. Nessun cambio di modulo in vista, come detto, sarà ancora 4-3-3 plausibile, ma solo in corso d'opera e se le circostanze lo richiederanno il passaggio al 4-2-3-1 come già accaduto durante la sfida con l'Entella. Olbia priva dal giovane difensore Palomba, fermato per un turno dal giudice sportivo, altresì disponibili tutti per infortunio Mordini, Zanchetta, il trequartista vastese, Nicolò Cavuoti di proprietà del Cagliari, Boganini e il portiere Rinaldi. Speranze di recupero per l'esperto centrocampista Andrea Schiavone, ex Cesena e Salernitana, reduce da un lungo infortunio di natura muscolare, patito lo scorso 18 febbraio nella trasferta di Pineto. L'Olbia occupa l'ultimo gradino della classifica, accusa un ritardo di 3 punti dalla Fermana e di ben 12 lunghezze dalla Recanatese, attualmente quint'ultima. Per sperare nei playout sanno non solo scavalcare i marchigiani di Mosconi e portarsi quindi al penultimo posto, ma anche ridurre il gap dalla Recanatese da 12 a 8 punti. Oggi infatti c'è uno scarto di più di 8 punti, ovvero 9, tra penultima Fermana e quint'ultima Recanatese. Se finisse il campionato retrocederebbero le ultime due, Olbia e Fermana, e ci sarebbe un solo playout, Ancona vis Pesaro. Ricordiamo che fuori casa il Pescara è digiuno di punti da quasi 3 mesi. 21 gennaio, vittoria sul campo dell'Arezzo per 2-1 nelle ultime 6 sfide esterne, altrettante sconfitte.